Riusciresti a superare l'IRI a 50 anni? Sai che cos'è l'IRI? È indice di recupero immediato. È un test che si fa per capire il sistema cardiocircolatorio che capacità ha di adattarsi a uno sforzo. Di solito gli atleti lo usano per vedere quanto devono migliorare per raggiungere la performance che vogliono loro, comunque per tracciare i miglioramenti delle performance durante la preparazione. Ma le persone normali possono benissimo farlo per vedere qual è il proprio stato di forma. Adesso provo a farlo io e poi ci provate anche voi a casa. Consiglio vivamente di scaricarsi un'app di un metronomo, posizionarlo a 120, era che so che io andrò su e giù dallo step per 30 volte al minuto. Lo faccio partire. Adesso va in 4 quarti. Tac, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E ogni volta che fa il 4, io mi devo trovare nello stesso punto di partenza. Quindi sarà così. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. Il fatto che io salga prima o dopo con un piede non importa niente. Adesso sto alternando, però posso salire sempre con lo stesso. Quarantacinque battiti in 30 secondi dopo un minuto dalla fine del test. Il mio risultato è 72 e da 70 a 80 è buono, sopra 80 è ottimo. Partiamo dal fatto che io ho un background per il quale in teoria avrei dovuto avere più di 80. Diciamo che c'è stata l'operazione al cuore di mezzo che quindi ha abbassato la media. Diciamo che sarebbe una cosa come riferimento per tutti gli over 50, ma anche per le persone più giovani. Essere buono, discreto, buono, poi ottimo è una cosa, no, che dà più soddisfazione, più di orgoglio, però insomma, ecco, restare lì. Quindi fateci la prova perché è importante sapere appunto come si è messi.